sempre ai noi, buonasera a tutti, in un baccanale ai noi sempre più virtuale, le attività e tutti gli eventi connessi al baccanale stanno comunque proseguendo anche in queste settimane così complesse e grazie a questa rinnovata versione 2.0 effettivamente abbiamo la possibilità di continuare, di poter continuare a fruire e non rinunciare a tutte gli approfondimenti e gli eventi già calendarizzati. E io porto i saluti, rinnovo i saluti da parte dell'amministrazione comunale, da parte del dell'assessore alla cultura Giacomo Gambi e ricordo che anche successivamente ai più recenti provvedimenti i pranzi saranno comunque, i menù del baccanale saranno comunque disponibili durante i pranzi grazie alle modalità di consegne di servizio a domicilio, di consegne e di asporto. E nell'ambito poi degli approfondimenti culturali, sicuramente questo momento dell'anno, questo evento, ci sta dando sempre più la possibilità di evidenziare le ricchezze patrimoniali e culturali della nostra città, grazie all'attività proficua di collaborazione e sinergia con realtà tra l'amministrazione comunale e le realtà istituzionali, universitarie, accademiche e giornalistiche. E proprio in quest'ottica l'incontro di questo pomeriggio si inserisce in un ciclo organizzato dalla giornalista emolese Laura Giorgi del Corriere Romagna, che ringraziamo, curatrice altresì dell'inserto Cibo. Inserto che partendo proprio dal tema individuato quest'anno per il baccanale a casa e fuori, ispirato al momento e alla pandemia che stiamo vivendo, che ha segnato quest'anno e a quanto in particolare poi si sia modificato anche il nostro rapporto con il cibo. È stato rimesso in discussione questo rapporto e la nostra relazione con il cibo, quindi c'è un inserto che fornisce anche una diversa e nuova lettura e riflessione in termini di genere, appunto. Per indagare dunque questo rapporto, l'incontro di questo pomeriggio dal titolo Il cibo per secoli nelle mani delle donne ospita come relatrice la professoressa dell'Università di Bologna Maria Giuseppina Mozzarelli, che ringraziamo, e parte proprio da una disamina dell'opera della professoressa stessa dal titolo Nelle mani delle donne, nutrire, guarire, avvelenare dal Medioevo ad oggi. Io lascerei a questo punto la parola alle nostre ospiti, auguro buon lavoro e ringrazio nuovamente tutte le persone che continuano a seguirci, che sono collegate e sintonizzate. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie alla consigliera Chiara Sorbello, buonasera alla professoressa Mozzarelli. Io sono Laura Giorgi del Corriere Romagna e questo è il nostro secondo incontro nell'ambito di questa piccola brevissima rassegna dedicata alle donne e al cibo. Come molto in sintesi, il titolo di questo baccanale 2020 era A casa e fuori, quindi ci rimandava direttamente a quello che avevamo vissuto a primavera e a quello che adesso stiamo rivivendo quasi nella maniera identica in queste settimane. Quella a casa e fuori, cioè all'interno della nostra casa e fuori dalla nostra casa, a me aveva suggerito una lettura diversa rispetto a quella legata semplicemente alla contingenza del lockdown e della vita che stiamo vivendo in questa fase storica particolare. Mi aveva rimandato a un dentro casa e fuori casa che invece ha riguardato a fasi alterne con alterne conseguenze la vita delle donne. La vita delle donne si è svolta appunto spesso e a lungo e tuttora anche molto in parte dentro casa a occuparsi di cibo, ma ha costituito in varie epoche, in vari modi e per diverse categorie anche di persone e di donne in particolare, una modalità di uscire, un'opzione possibile di uscita dalle proprie case per raccontare, scrivere o essere e diventare professioniste anche nel campo più strettamente legato alla preparazione dei cibi. Nel elaborare questo piccolo concetto
Mi era venuto in mente di questo libro della professoressa Muzzarelli, che è un libro che ha qualche anno ma che è attualissimo e che completa un discorso che lei aveva già iniziato con un'altra pubblicazione ancora qualche anno prima, sempre sulla relazione tra le donne e il cibo. In questo caso, in questo libro che è questo, che è Nelle mani delle donne, proprio questo qua, oddio, dov'è la telecamera? Ecco, sono un po'... il viaggio è ricchissimo di spunti, veramente ci aiuta a capire anche come sono nate tante nostre idee, ma anche a volte preconcetti, no? Che poi ci coinvolgono ancora nel nostro quotidiano. E credo che questo verrà fuori dall'incontro e dalla relazione della professoressa, anche un modo per indagare un tema che, nonostante tutti parlino di cibo, se ne parli in ogni angolo, in ogni dove, da ogni prospettiva, questa relazione in realtà è stata poco indagata dagli studiosi, dalle studiose, dai comunicatori e da chi si occupa di cibo, e invece è una miniera di spunti. Per cui io lascerei la parola alla professoressa Muzzarelli per raccontarci come si è evoluto questo rapporto. La professoressa è una medievista, quindi certamente ha tantissime informazioni su questo periodo particolare che ancora oggi a torto viene considerato un periodo buio, invece in realtà è un periodo di movimenti incredibili e anche di suggestioni e di conquiste anche importanti. E da lì ad arrivare a oggi. Quindi io lascio la parola alla professoressa e poi magari nel corso sia della presentazione, ma magari alla fine interloquiremo un po', e chiaramente anche chi voglia fare domande seguendo la diretta può scriverle e cercheremo di rispondere. Grazie Laura, grazie dell'invito. Complimenti al Baccanale che resiste, perché occorre metterci molto impegno, ma cercare di superare questa fase e non perdere nessuno dei contatti, delle opportunità e delle occasioni che con tanta fatica anche si sono costruite e che in un attimo si possono perdere. Bisogna impegnarsi, e quindi apprezzo lo sforzo che stiamo facendo tutti, me compresa, ecco, di adattare competenze e strumenti per cercare di far arrivare il ragionamento, il discorso, forse con minor piacevolezza. Certamente personalmente per me è assai poco piacevole parlare a uno schermo, sarebbe stata tutt'altra cosa vedervi, magari anche condividere un bicchiere di vino e passare una giornata insieme, ma questa è la situazione e questo facciamo. Diciamo che rimandiamo alla primavera questo, o a qualche primavera, mettiamola così. Il ragionamento che voglio fare assieme a voi cercherà di adattare una serie di risultati, di mie riflessioni, di ricerche e di libri al tema che avete proposto, perché è giusto stare al tema, non parlare di quello che hai già studiato tu. Il tema è in casa e fuori di casa, e per ognuno dei quattro punti, che sono i quattro temi principali che ho svolto in quest'ultimo libro, ma come ha ricordato anche Laura e anche in altri due precedenti, sempre sulla relazione fra le donne e il cibo, ho cercato di individuare quattro elementi che rendono specifica la relazione delle donne con il cibo, o perlomeno quattro settori nei quali indagare la ricerca di queste specificità, perché è ovvio che tutti mangiano gli uomini e mangiano le donne, quindi di per sé sembrerebbe di parlare di una totale assoluta ovvietà, ma in realtà l'ovvietà non è del tutto tale se andiamo un pochino ad esaminare più da vicino il nostro tema. La prima cosa che vorrei dire è enunciare gli argomenti di fondo. Uno, il primo tema che vorrei trattare è la naturalità o realmente tale, ma anche presunta tale, della relazione della madre con il figlio attraverso il latte, laddove cioè la madre si fa cibo per il proprio creato. Questa è la prima delle relazioni e la analizzeremo, anche se molto rapidamente, nel corso del tempo, arrivando fino ad oggi e cercando anche di metterla in contrasto o comunque in relazione con il nostro tema dentro casa, fuori casa. Il secondo ambito nel quale andare a indagare per riconoscere elementi di specificità riguarda il tema della moderazione nell'assunzione del cibo.
come nei confronti delle donne è stato esercitato per secoli una pressione perché il loro modo di cibarsi seguisse in particolare una regola, quella della moderazione. E vedremo come si è imposta questa cultura, perché trattasi di un elemento culturale, quindi di una costruzione, come si è venuta modificando nel corso del tempo, come si presenta ora, e di nuovo andremo a metterla in relazione con il tema del fuori casa, dentro casa. Il terzo ambito da esaminare, per le stesse ragioni di qui sopra, per trovare le eventuali specificità, riguarda la modalità che hanno impiegato nei secoli le donne per aggiustare relazioni, rapporti, utilizzando il cibo. Ecco, diciamo che questa è forse quella che negli ultimi tempi vediamo anche più prossima alla nostra esperienza e nella calamitosa situazione che ancora ci capita di vivere, la troviamo anche più impiegata, adoperata, però in quest'ultimo periodo non solo dalle donne. Quindi come ci si chiude in casa e si cucina, anche per tacitare le ansie, per superare l'angoscia, che forse è più corretto parlare di angoscia anziché di paura nei confronti del coronavirus, e come il cucinare, magari cucinare insieme, aiuta nella speranza che passi la nottata, per riferirsi alla nota formula di De Filippo. Quarto e ultimo campo che cercheremo di indagare riguarda scrivere di cibo. Scrivere di cibo è un campo nel quale le donne hanno espresso una loro specificità, hanno potuto arrivare a scrivere di cibo, quando, come, in che forma e come si colloca, ecco, questa presenza delle donne in questo settore di scrittura del cibo anche nel periodo prossimo al nostro, compreso il nostro solito tema in casa e fuori casa, e diamo magari un'occhiata ai metri lineari delle librerie occupate da libri di ricette. È alla discreta anche area occupata nelle nostre librerie domestiche dai medesimi libri, ai quali non corrisponde un'altrettanta, diciamo, praticata forma di cucina, che è in molti casi vicariata dall'acquisto del libro. Compro libri, compro fascicoli, poi un giorno farò e quel giorno non viene mai. Adesso, per certi versi, è venuto. Quindi la circostanza, ripeto, calamitosa, ha avuto anche effetto in questa direzione. Bene, questi sono i quattro settori. Cercherò di essere abbastanza rapida, ma spero non troppo superficiale. Quindi cercherò di enunciare le questioni, i temi. Poi gli approfondimenti ovviamente andranno rimandati se ci saranno altre occasioni. Il tema del farsi cibo per il proprio nato. Direi la più naturale delle relazioni, che è stata e continua ad essere tale nonostante i moltissimi secoli che cercherò di indicare, perché sono i corpi delle donne che producono quel latte che si fa cibo per i bambini. La questione è abbastanza significativa da mettere in luce, è che non è necessariamente il corpo della madre che nutre il bambino, e per secoli questo nutrimento è stato, diciamo così, delegato fuori casa, per ricorrere alla terminologia che caratterizza l'incontro di quest'anno. Fuori casa, in che senso? Sono state baglie prezzolate, baglie divise in una serie di categorie abbastanza ben distinte dal punto di vista economico, per ceto, che si sono occupati di alimentare i nati di famiglie nelle quali non si è ritenuto di doverli nutrire. La prima immagine, torniamo alla prima per cortesia, Enrico, la prima immagine che vi voglio mostrare, ecco, è una scena, sono immagini indicative, che ovviamente non mi posso fermare sulle singole immagini, un'immagine fra l'altro molto bella perché mette insieme due elementi, due temi che noi percorreremo. Da una parte c'è la nascita di una creatura, gli ambiti iconografici nei quali viene rappresentata questa scena sono o la nascita della Vergine, con la nascita di Giovanni Battista, ma insomma sono scene di nascita all'interno delle quali quindi si riescono a individuare tutti gli elementi che caratterizzano la domesticità dell'occasione. Bene, qua sarebbero due i fuochi del nostro discorso. Da una parte c'è la puerpera che si alimenta e si nutre, e prego notare che
si avvicina anche a un bicchiere di vino, cosa sulla quale torneremo dopo, per niente usuale come bevanda da offrire alla donna. E dall'altra c'è il bambino che viene allontanato dalla madre, immediatamente affidato a donne che si prendono cura di lui, e una di queste si occuperà anche della sua alimentazione e dell'allattamento. Questo è un fatto che specialmente le nostre generazioni di giovani, fanciulle, uomini, donne, ma soprattutto donne, è per un verso noto perché si sa che esiste la balia, ma non si è mai abbastanza riflettuto sulla lunghissima durata di questa, diciamo, delega, di questa relazione extra domestica, cioè qualcuno fuori casa allatta i bambini, e sulle ragioni che hanno indotto e mantenuto così a lungo questa specificità. Molto in sintesi posso dire che erano ragioni di quattro diversi ordini. Da una parte la necessità che la donna continuasse a lungo a essere in grado di avere nuovi figli e quindi di aumentare le nascite per potenziare la famiglia, visto che moltissimi di questi bambini poi morivano anche molto presto, quindi bisognava metterne al mondo molti, 10, 15, anche 20, perché anche soltanto 5 o 6 riuscissero a farsi adulti. Quindi per potenziare questa capacità procreativa veniva delegata ad altri l'allattamento, che avrebbe compromesso questa potenzialità. Una conseguenza è subito visibile, no? Quindi la famiglia delle persone abbienti ha più possibilità di avere più figli e quindi maggiore ricchezza in questo senso di futuro, di creature e di appartenenti allo stesso ambito, rispetto alla famiglia della balia, che dovendo allattare a lungo, anzi per anni, visto che oltre ad allattare all'inizio il proprio figlio allatta prezzolatamente, non avrà che molte meno possibilità di avere altri figli. Una specie di forte differenza di classe che si esercita attraverso l'allattamento sulle donne di diverso ambiente e sulle famiglie di diverso ambiente. Ma ci sono anche altre ragioni, cioè soprattutto in ambienti borghesi, in ambienti cittadini, c'era bisogno che le donne fossero disponibili, ma arrivo dopo queste immagini, c'era bisogno che le donne fossero disponibili ad aiutare i mariti nelle botteghe, nelle attività, e quindi era opportuno che, diciamo, ritornassero, diciamo, in pista il prima possibile, e quindi l'allattamento esternalizzato, diciamo così. Ma un'altra ragione ancora, e non certo minoritaria, era il fatto che erano talmente frequenti i casi di morte dei bambini che allattare a lungo il figlio significava anche costruire un rapporto, alimentarlo non soltanto attraverso l'alimento del latte, ma anche l'alimento dei sentimenti, dei gesti, e questo avrebbe creato ogni volta che un piccolo non riusciva a sopravvivere dei veri e propri traumi. La Chiesa intervenne, ecco adesso Enrico possiamo vedere l'altra immagine, la Chiesa intervenne fra 300 e 400 per cercare di aumentare il numero delle donne, delle madri che allattassero i loro figli, con una committenza di splendide immagini di maternità. Queste sono due fra le più belle dell'epoca, fatte anche di gioco di sguardi, di tenerezza, come vedete anche di una gestualità, il toccare il bambino, l'afferrarlo a piene mani, il posare lo sguardo su questo piccolo, e non come erano in precedenza madri e figli nella scena della maternità che guardavano avanti in maniera piuttosto statica, e invece qua è proprio presente anche il sentimento nella rappresentazione. La Chiesa intervenne, ma nonostante questo si è continuato a, diciamo, esternalizzare questo servizio per moltissimo tempo, e questo ha riguardato anche ambienti non necessariamente molto privilegiati, anche perché c'erano balie di tipo diverso. C'erano le balie, diciamo, come servizio domestico, che entravano in casa, quindi era gestito da altri il servizio dell'allattamento, ma all'interno della casa, e quindi si conservava anche una possibilità di controllo, di mantenere la relazione anche se un po' a distanza con il figlio, ma questo era il servizio più costoso. Poi c'erano le balie che operavano a casa loro e magari operavano tenendo anche il loro figlio con sé, e c'erano le balie che invece operavano solo per figli altrui, magari allattandone più di uno alla volta, e balie che operavano all'esterno ma solo per un cliente, diciamo così. Prezzi diversi, condizioni molto diverse, e anche destini delle stesse balie e soprattutto dei figli delle balie profondamente differenti.
A questo riguardo, nel libro ho introdotto una serie di considerazioni da un bellissimo racconto di Pirandello, quindi siamo arrivati al secolo scorso, in tempi molto vicini ai nostri, che si intitola appunto La Baglia, dalla quale poi Bellocchio ha ricavato un bel film, che mette bene in luce la persistenza, pur nella grande distanza cronologica, di alcuni dei temi e dei drammi insiti in questa vicenda della esternalizzazione dell'allattamento e degli aspetti anche politici e di classe. Uso appositamente la terminologia di classe, perché in questo bellissimo racconto di Pirandello la balia è proprio espressione del disagio sociale ed economico consapevole, perché il marito della balia è un socialista convinto, ma il fatto è che socialista convinto anche il cliente, cioè il padre del bambino della balia, e quindi non basta nemmeno condividere la stessa ideologia per superare una distanza di classe politica ed economica che si produce in dramma laddove il bambino della balia morirà, come spesso accadeva, perché erano bambini a quel punto malnutriti, abbandonati, lasciati alle istituzioni e così via. Ecco, voi capite che questo tema interessantissimo mostra come la più naturale delle relazioni è applicata, diciamo, al genere femminile, connessa al genere femminile, in realtà è una relazione ad ampia partecipazione maschile ed è una relazione che si viene imbricandosi con moltissime vicende, con moltissime questioni e che non consentono di dire beh sì, è il più naturale dei rapporti. Andiamo avanti con le immagini. Possiamo vedere ad esempio qua anche la prossima, scene di interni, dovrebbe, ecco, di interni, di ambienti che ospitavano questi bambini e che tra l'altro anche dal punto di vista delle esperienze dei primi anni di vita crescono in case del tutto diverse rispetto a quelle in cui sono nate e in cui torneranno, in braccio a balie che, come vedete nell'immagine sulla destra, sono scalze mentre la madre è elegantemente vestita, pettinata col cappello, mentre la balia è arruffata e malconcia, cioè sono proprio esperienze di mondi completamente diversi. L'esternalizzazione voleva dire per il bambino uscire completamente dal suo ambiente, ritornarvi alle volte a 2 anche 3 anni. Qualcosa di inimmaginabile ai giorni nostri. Ecco, io credo che questo sia bene invece ricordarlo anche alle nostre generazioni, in epoca nelle quali sì e no, si ha 2 figli, qualche volta 3, quando 3 sembra una cosa veramente straordinaria, e questi figli sono oggetti di cure in alcuni casi anche, come dire, quasi ossessive, ecco. Eppure il mondo è andato avanti con condizioni anche molto diverse e anche con tanti importantissimi drammi. Ma guardiamo che la prossima immagine. Questi bambini delle balie spesso venivano dati a delle istituzioni perché erano abbandonati e quindi sono nati proprio nello stesso Medioevo che è stato fortemente interessato da questo fenomeno, istituzioni che dovevano ricoverare i bimbi abbandonati, detti anche gettatelli, cioè rifiutati, e nasce qua ad esempio anche il Grande Ospedale degli Innocenti di Firenze, un'istituzione molto nota, anche di una bellezza architettonica notevole, in un certo senso per riequilibrare, per rimediare, per trovare una soluzione. E poi certamente c'era anche l'alimentazione animale, non molto apprezzata, ed erano i bambini delle categorie più basse, che se non avevano modo di essere alimentati da qualche balia per l'intera istituzione, quindi questi bimbetti avevano succhiato veramente poche gocce di latte, si poteva surrogare con il latte più caprino che di mucca, ma ritenuto non opportuno proprio perché c'era il rischio di un avvicinamento fra umani ed animali non tanto apprezzato. Nella prossima immagine, infine, vedremo il grande cambio, diciamo, che avviene nell'allattamento attraverso biberon dal Medioevo all'epoca moderna. Qualcosa tipo un biberon esisteva anche in epoca medievale, per cui un tentativo di nutrire anche il piccolo con un latte magari animale allontanato dall'animale stesso e offerto in questa maniera, sta di fatto che quando nel
secolo scorso si sono inventate tante cose, fra cui il latte artificiale, molte situazioni hanno avuto una modificazione sostanziale. Ecco, ci sono molte altre cose che potremmo dire a questo riguardo, e cioè il fatto che il latte materno oggi, ad esempio, viene raccolto in banche del latte in modo tale che ci sia una ridistribuzione anche equa a favore di quelle donne che non sono in grado di produrlo loro stesse e di allattare i bambini. Quindi ancora oggi esistono problemi di allattamento, diciamo, delegato, ma non esiste più invece la funzione della baglia, e la cultura della baglia e del baliatico sembra lontano secoli e secoli, ma in realtà rimonta ai primi decenni ancora del Novecento, e in Italia c'erano aree specializzate, questo era un mestiere anche importante, significativo, con una contrattualistica gestita fra uomini, il padre del bambino e il baglio. Quindi di nuovo la più naturale delle relazioni, come vedete, non è affatto così naturale e scontata, e non è affatto a gestione femminile, ma è un tema molto più complesso. E ha anche oggi un certo numero di elementi di complessità che hanno a che fare più con un altro aspetto, cioè con l'ultima, diciamo, anche moda, che vede nell'allattamento al seno, in un allattamento prolungato, in un allattamento diciamo, che sottolinea molto il tema della naturalità, un aspetto che è culturale, perché in fondo non si può dire che fossero innaturali anche tutti gli altri fenomeni che nel corso dei secoli si sono sviluppati, e invece noi oggi ci siamo fatti una certa idea che il rapporto con il figlio sia di un tipo uno solo, e che anche il fenomeno dell'allattamento sia una cosa ben specifica, e che chi non può allattare, insomma, abbia un handicap. Anche se poi noi oggi abbiamo il grande tema di come conciliare il lavoro, l'impegno con il lavoro esterno, fuori casa, di nuovo l'impegno anche significativo di molte donne con la cura dei figli. Conseguente senso di colpa per le donne che lavorano, che magari fanno un'attività tale che non consente loro di portarsi dietro il bimbo e di allattarlo qui o là, con questi sensi di colpa che sono uno dei nuovi fantasmi, delle nuove paure, che a ben vedere, alla luce anche di una conoscenza meno impressionistica di quello che è accaduto nel passato, potrebbero essere alleviati questi sensi di colpa. Va bene, ma questo per dire che il fuori e il dentro oggi si ripresenta con l'obbligo, con la possibilità, la scelta, in qualche caso l'obbligo per le donne di lavorare fuori, che diventa il dramma di non poter stare dentro ad allattare il bambino. Quindi, come vedete, il dentro e il fuori casa persiste, ecco, come questione, anche come dramma, e quindi come tema da approfondire. Ma passerei rapidamente alla prossima immagine. All'altra questione, all'altro campo nel quale indagare. Il campo nel quale indagare è quello della, l'ho definita così, la necessaria misura. Diciamo questo, che in maniera forse un po' troppo semplicistica, tutto risale ad Adamo ed Eva. Capisco che detta così può anche far sorridere, ma risale ad Adamo ed Eva nel senso che risale all'interpretazione della relazione fra l'uomo e la donna, e fra la donna e il cibo, fissata dalla scena primaria, diciamo così, della tentazione del cibo costituito da una mela, che poi sicuramente mela non era, ma insomma da un frutto. Ecco, questo forse è il punto di partenza per molte considerazioni su donna e cibo. Perché nella, diciamo, interpretazione tradizionale, il serpente, a dire il vero, è rappresentato in forme femminili, dunque dovremmo parlare della serpenta, ma questo è un altro capitolo, un altro argomento, a me piace molto, ma purtroppo non lo posso approfondire. Ho messo però queste due immagini per rappresentare il tema, in cui il cosiddetto serpente è, se guardate l'immagine di sinistra, una figurina, un volto femminile, addirittura con cuffietta e con bende intorno al volto, con braccia e con una collaretta al collo, che francamente non ha niente a che fare con un serpente, salvo poi trasformarsi nel busto e nella parte finale in un animale di qualche natura. Anche nel caso dell'immagine di destra vedete un volto femminile, capelli biondi, per cui ecco,
signori, questo è il serpente, ma come ben vedete c'è ben altro rappresentato e saremmo in grado di dire tante cose su questo tema. Ma in realtà noi vogliamo mettere a fuoco la questione della tentazione costituita dal frutto che esercita su Eva una particolare attrazione. È Eva che spicca il frutto dall'albero, sobillata dal serpente o serpenta che sia. E quindi è lei che si macchia di questo peccato di mancata resistenza, forse alla tentazione, diciamo, forse un atto di superbia, più probabilmente un atto di gola, lasciamo aperto il tema, e lo porge ad Adamo. Dopodiché l'umanità, come è noto nella interpretazione, sprofonda nella finitezza. Io capisco che di nuovo potrà sembrarvi che risolva una questione complessa con una battuta, ma mi verrebbe da dire che in definitiva Adamo poteva dire no, grazie. Non l'ha detto e tuttavia, anziché condividere la colpa, si è focalizzata l'interpretazione di questa scena del paradiso terrestre abbandonato sulla debolezza di Eva. Da questa base ovviamente andrebbe fatto un ragionamento un pochino più raffinato, meno grossier come quello che posso fare in pochi minuti. Su questa base è nata l'idea della cedevolezza femminile, della scarsa capacità della donna di resistere alla tentazione e dunque del necessario controllo della donna, della necessaria misura. Poiché la donna ha questa sorta di, vogliamo dire, peccato originale, è così nella costruzione, ha questa stigmata di scarsa resistenza, deve perennemente dimostrare che invece sa disciplinarsi. E quindi si costruisce una cultura della necessaria misura nell'assunzione del cibo da parte delle donne. Andiamo all'immagine che segue. Una misura che fa sì che soltanto in particolari eccezionali situazioni, ad esempio dopo il parto, un'altra immagine analoga a quella che abbiamo visto per prima, viene portato un pranzo, un pasto energetico alla donna. E c'è una certa cura nell'offrirle cibo. E addirittura le viene consentito di bere un po' di vino. Era proibito alle donne assumere vino per una ragione molto semplice, questo già nel mondo romano, quindi anche pre-cristiano, perché il vino obnubila la mente o rischia di obnubilarla e quindi contrasta con l'assoluta necessità che la donna disciplini se stessa e la tentazione. La donna che si rende disponibile al vino è la stessa che verosimilmente si renderà disponibile a cedere ad altre tentazioni e quindi tutto il tema è quello di mostrarsi inossidabili, Vogliamo vedere anche un'altra immagine. Nella immagine che segue ci sono gli effetti della mancata disciplina, un'immagine cinquecentesca più tardiva rispetto a 5-600. In questo caso si vede una scena che lascia immaginare quello accadrà. Ci sono dei paesani, dei rudi che si lanciano su una ricotta che aggrediscono a cucchiaiate di legno, quasi a mestoli, e c'è una forosotta di paese, una giovane che con aria un po' beota sembra partecipare anche lei a questa allegra merenda, non capendo che fra un po' sarà lei l'oggetto dello sbranamento. E quindi cosa accade a chi non sa disciplinarsi? Accade di essere poi oggetto, alimento di passioni, di desideri e di rovina per la medesima persona, donna in oggetto che non ha saputo disciplinarsi. Andiamo alla prossima immagine. Su questo tema e sul grande rischio dell'avvicinarsi al vino che fa perdere ogni briglia, ci sono anche, non dico tante, ma diverse immagini che attraversano anche i secoli. Che l'assunzione di vino a tavola, fuori casa, di nuovo il tema fuori e dentro casa, è stato per secoli, ma fino a pochi anni fa vorrei dire, proibito alle donne, sconsigliato, magari non proibito con la stessa
severità dei secoli precedenti, ma come norma di etichetta. Ricordo che etichetta vuole dire piccola etica, quindi vuole dire regole che hanno anche un fondamento e una base morale. Bene, questa etichetta ha sempre previsto che la donna, se proprio doveva bere, bevesse appena un goccio di questo vino, ma meglio ancora dicesse io non bevo, cosa molto apprezzata. E lo stesso si può dire in realtà anche per avvicinarsi al cibo, basti così richiamare un attimo alla mente, non credo di aver messo l'immagine, guardiamo la prossima, non le ricordo tutte perfettamente, ma no, torniamo indietro, non l'ho messa, torniamo pure indietro, quella che in qualche occasione metto è quella della scena di Via Col Vento con Rossella O'Hara che prima di andare all'appuntamento sociale col cibo si indossa un corsetto o corpetto talmente stretto che la Mimi nera stringe coi lacci con grande forza, tanto che lei si deve tenere stretta alla colonnina del letto per resistere alla pressione, e lei dice oddio soffoco, e la Mimi nera le dice ma va bene così, tu devi non mangiare niente e essere impossibilitata ad alimentarti proprio perché il messaggio che devi dare è questo, poi dopo sposata potrai anche. Qua si apre il tema del fuori e dentro, di nuovo, in casa una volta sposata potrà anche avvicinarsi al vino, potrà anche mangiare un po' di più e con gusto, però guardate che questo tema ha davvero attraversato i secoli ed è diventato anche uno degli elementi, diciamo, correnti di comportamento. È solo da poco che si vedono per le vie cittadine delle ragazze con una bottiglia di birra in mano, magari chiusa dentro un sacchetto di carta, cosa, scena che soltanto la mia generazione non avrebbe mai né vissuto e non ha mai assistito a niente del genere, per dire come sono cambiate alcune cose nel tempo, ma come sotto certi punti di vista sia anche opportuno conoscere quello che abbiamo alle spalle. E questo tema della misura che oggi è ritornato di moda, ma per altre ragioni. Oggi c'è un tentativo di misurarsi potentemente nel nome della dieta. Dieta perché è passata l'idea che la bellezza è costituita da una taglia massimo 42, eccezionalmente 44, da lì in avanti è fuori misura, e quindi per rientrare nella misura molte persone, ma soprattutto donne, si sono affamate, si stanno affamando, e qua si fa solo un riferimento al tema piuttosto importante della anoressia, che ha molte altre componenti, ma che è ancora oggi un grande, un importante tema connesso alla misura dove per rientrare dentro un'estetica prevalente si finisce vittime di questa tragedia dell'anoressia. Ma vabbè, al momento mi fermo qui. Il terzo tema, e vado il più veloce possibile, il terzo tema che vi voglio proporre ha a che fare con l'uso da parte delle donne del cibo per aggiustare relazioni. Andiamo alla prossima immagine. Già nel mondo antico, nel mondo romano, ma è noto che le donne sapevano utilizzare erbe, alimenti e anche altri elementi, non solo per nutrire ovviamente, ma anche per guarire. E quindi c'era una fortissima intenzione di far star meglio le persone, dove lo star meglio non è soltanto in senso, diciamo, fisico, medico, ma anche per rendere la loro vita maggiormente piacevole. Ecco, potrei fare molti esempi. Guardiamo la prossima immagine di donne che sono esperte nella raccolta delle erbe e che si passano spesso di madre in figlia queste conoscenze, erbe che hanno una finalità certamente di arricchire i piatti, ma anche altre finalità. Ecco, c'è tutto un filone di questo tema che ho trattato nel libro e anche in altri saggi, ecco, molto secondo me interessante come filone, che è quello del a tavola cercare di rimediare a problemi anche non piccoli. Questioni che attraverso una fonte come il penitenziale di Burcardo, che risale all'undicesimo secolo, mette in scena la necessità di rinfocolare gli abbracci, cioè in epoche pre-Viagra si cercavano rimedi cosiddetti naturali per
oliare una relazione che magari non funzionava bene. Bene, noi abbiamo diverse attestazioni anche molto interessanti di assunzione di responsabilità nel cercare di risolvere il problema da parte di donne che ad esempio cucinano il pesce in una certa maniera dopo averlo fatto morire nelle loro parti intime e quindi questo stretto contatto del pesce con il corpo della donna e con il suo desiderio, con il suo progetto, trasforma questo cibo, una volta cucinato e offerto al marito, in un elemento capace di modificare la situazione relazionale fra i due. Questo è un esempio, ma se voi pensate anche così rapidamente a come operavano le streghe che poi diventeranno vere streghe dal punto di vista dell'essere riconosciute negativamente da una società e addirittura in età moderna saliranno sul rogo, ma per molto tempo sono donne che conoscono una serie di pratiche che aiutano a, in alcuni casi appunto, rinfocolare gli abbracci, ma anche a superare nostalgie, depressioni, tristezze e così via. A tavola, agendo sui cibi. Ecco qui, senza poter approfondire molto il tema, voglio solo dire che negli ultimi tempi questo tema è diventato di grande attualità. Non tanto perché noi, non abbiamo una farmacopea idonea a risolvere tutta una serie di situazioni, diciamo, di sofferenza più o meno grande, ma perché specialmente nell'ultimissimo tempo è diventato noto a tutti la capacità compensativa, riparativa del cibo. Per tanto tempo, forse fino all'ultima tragedia ancora in atto, il cibo è stato visto un po' in un altro modo, forse più come status symbol, si andava nei grandi ristoranti, si andavano a cercare i piatti più raffinati, chi lo poteva fare, oppure si è creato anche un po' il mito della cucina naturale, pura, e quindi cercare cibi non contaminati e così via, ma prevalentemente si è extravertito l'investimento, diciamo, sul cibo, cioè si andava a cercare fuori conoscenze, materiali, ristoranti, località nelle quali recarsi magari a ore di macchina da dove si abitava, inseguendo, diciamo, un certo mito di cibi significativi. La pandemia ci ha chiuso in casa e nello chiuderci in casa ci siamo messi a cucinare o comunque a procurarci, e è noto che sono state vendute quantità industriali di lievito di birra che immagino abbiano dato luogo a pizze, pani e altri alimenti del genere, o forse sono stati buttati nel pattume, ma sta di fatto che nelle case si è molto utilizzato il cibo per riparare guasti al singolo, guasti alla socialità, guasti alla famiglia. E questo è un elemento che non è che sia stato scoperto adesso, ma adesso è stato condiviso da più persone, anche da uomini, ed è stato invece per molto tempo, se non appannaggio, una delle specificità femminili, agire sul cibo per fare star meglio le persone. Parliamo di quel cibo fatto in casa, perché le donne hanno sempre solo potuto operare o quasi sempre in casa. L'ultimo punto al quale faccio semplicemente un cenno per ricongiungerlo a questo dell'aggiustare relazioni in cucina riguarderebbe le donne che scrivono di cibo. Le donne hanno tardivamente scritto di cibo. Hanno tardivamente scritto di cibo perché si sono prevalentemente occupate del cibo domestico per la loro famiglia con finalità, come avete sentito, molteplici. Hanno cominciato a scrivere, ma per pubblicare ovviamente, perché foglietti nei quali si tramandavano ricette ovviamente hanno sempre avuto circolazione, ma hanno cominciato a scrivere anche per pubblicare dalla fine dell'Ottocento. Ecco, quello che mi interessa dire è che quando hanno cominciato a scrivere l'hanno fatto in un modo diverso rispetto agli uomini. Cioè loro non scrivono trattati di scienza in cucina, loro non hanno la albagia, se volete, di diventare un riferimento per grandi banchetti come il Messisbugo per le corti.
Loro scrivono di cibo indicando preparazioni relativamente semplici, di alimenti che diano gusto e che facciano star bene. Tant'è che abbiamo molti titoli già dalla fine dell'Ottocento e nel primo del Novecento che vanno in questa direzione. Indicazioni semplici che possano aiutare le donne che non hanno domestiche, che magari lavorano fuori casa e quindi debbono preparare in 4 e 4-8 qualcosa di discreto da proporre all'intera famiglia. E magari che vada anche bene per gli anziani, per i bambini, chi è debole di stomaco e così via. Questa è una caratura tipica di questa letteratura di cibo di mano femminile. Un'altra caratura tipica di questa letteratura è connettere le ricette a dei ricordi per tramandare a chi leggerà questi libri, ma il primo lettore si immagina che sia la figlia o la moglie del figlio e così via, fasi della storia della famiglia. Queste sono le famose polpette della nonna, oppure questa è la crostata della zia Marcella, o altre cose di questa natura, tipica caratura femminile, mentre gli uomini scrivono trattati di scienza in cucina. Cos'è accaduto? Che nel corso del tempo, e qui arriviamo a tempi vicino a noi, questo, diciamo, calibro femminile, questo modo di avvicinare, questo canone più che calibro, è diventato molto diffuso ed è diventato anche maschile. Si è un po' mischiato, diciamo, l'atteggiamento, il modo. E noi abbiamo, a parte che abbiamo una produzione imbarazzante di libri di ricette che riguardano le ricette di Dante Alighieri, di Matilde Serao, di Pinocchio, di quello che vi pare, cioè non c'è persona, situazione o luogo che non sia visitato sub specie ricetta di cucina, e spesso con questa modalità che da femminile è diventata maschile. Per cui mi sembra di poter dire che a molti riguardi c'è stata un'apertura, ecco, nei confronti del modello femminile, del quale si è capito il senso, la rilevanza. Faccio solo un cenno a una figura alla quale non posso dedicare tempo, invece sarebbe molto interessante, ma ho appena registrato una trasmissione su questa figura per passato presente e magari vi capiterà di vederla e mi farà piacere se in quel momento magari vi verrà in mente anche la cornice nella quale ho inserito questa figura, Amalia Moretti Foggia. Amalia Moretti Foggia è una donna che è vissuta alla fine dell'Ottocento, ma per metà e passa del Novecento, è morta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che era molto colta, era un medico, uno dei primi medici d'Italia e la prima pediatra d'Italia. È una donna socialista, impegnata politicamente, che per una serie di vicende della sua vita è arrivata ad avere la possibilità di diventare popolare, che era il modo forse di impegnarsi politicamente da socialista, scrivendo una rubrica di medicina e una di ricette sulla Domenica del Corriere, firmando la prima come dottora Mal e non dicendo anche solo dottoressa, no, dottora Mal, e la seconda come Petronilla, cioè senza poter dare il suo nome. Ma nello scrivere, e mi occupo in particolare di questa rubrica di Petronilla, ma qualche riferimento va fatto anche al dottor Amal, perché spesso le due rubriche sono in dialogo fra loro, e nella rubrica del dottor Amal usa molto questa scienza anche delle erbe, che pur essendo un medico laureato e di perfetta formazione, assistente di Murri, ecco, aveva molte conoscenze e fiducia nelle erbe e quindi ne parla e ci sono diversi libri ancora reperibili se li cercate online di curare e guarire con le erbe, il che un po' tradisce, ecco, che il dottor Amal forse era una dottoressa, adesso no, delle erbe parlano tutti, allora un po' meno, ma nelle ricette di Petronilla sceglie di arrivare nelle case delle persone per confortarle, anche perché in molti casi si è trattato, in epoca del fascismo, in epoca di restrizioni anche relative ai materiali da procurarsi, si trattava di rendere possibile preparare un pranzetto, come lei diceva, usando questi diminutivi che sono molto, erano molto di moda all'epoca, un pranzetto con poco o niente, cercando di sostenere il dramma, certo poco dramma rispetto ad altri ben più importanti che c'erano nell'epoca, di dover affrontare la fame dei figli che tornano a casa e si trovano poco o niente. Ecco che lei insegna anche a resistere a queste privazioni e a fare miracoli con quel poco che c'è. È diventata proverbiale una maionese senza olio, oppure friggere con un cucchiaino d'olio. Ecco,
questa è una figura che richiederebbe molto più spazio, ma che ci aiuta un po' anche ad arrivare all'oggi, ad un oggi nel quale siamo inseguiti dal cibo anziché inseguirlo noi, e siamo arrivati addirittura a, diciamo così, a trasformare la cucina degli avanzi in una raffinatezza. E in realtà la cucina degli avanzi è stato per moltissimo tempo un'assoluta necessità, cerchiamo di ricordarlo quando oggi leggiamo o compriamo libri che parlano di cucina degli avanzi, che è un piccolo lusso oggi. E certo, comunque è anche un elemento che ci invita a riflettere anche su questo tema, che oggi si definisce della sostenibilità, che forse ha qualche non piccola connessione con alcuni eventi degli ultimi tempi, e compreso forse anche qualche relazione con alcuni aspetti, ecco, della pandemia contemporanea, ecco, che qualche rapporto forse con un mondo senza misura può anche averlo. Vorrei concludere, visto che sono andata anche oltre il tempo che intendevo utilizzare, vorrei concludere dicendo che i temi che ho trattato sono, come avete inteso, di lungo periodo, ma su tutti questi ho cercato di posare uno sguardo che parte dalla contemporaneità. Vorrei vedere adesso le prossime immagini, dopo le erbe, questa scena che riguarda la capacità delle donne di curare, rappresentata in questa immagine medioevale dell'uomo che ha fiducia nella donna, che sta preparando. Andiamo alla prossima. E la prossima è forse una delle più belle, secondo me, in cui si vede Esculapio, il medico, il grande medico, e contrapposto al grande medico c'è Circe, la donna che sta infilzando dei rospi. Ecco, la donna, se anche medico, se anche ne sa, è stata per lungo tempo destinata a essere rappresentata da Circe e non da Esculapio. Adesso, come noi sappiamo, la nostra salute è soprattutto nelle mani delle donne, perché la parte più percentualmente più alta di medici è di genere femminile, e credo che sia piuttosto importante ricordare cosa abbiamo alle spalle. Andiamo avanti, vi voglio fare vedere, andiamo avanti, questa posso anche eliminarla, vi voglio fare vedere queste donne impegnate in cucina, avanti ancora, ma vi voglio fare vedere, questa è una bella installazione della Marina Abramovic, che rappresenta il particolare rapporto delle donne col cibo anche ai nostri giorni, ma arriviamo all'immagine di Amalia Moretti Foggia, avanti, e questa la dottoressa che si firma come dottora Amal, ma anche come Petronilla, avanti, e queste sono alcune delle sue pubblicazioni, la rubrica Tra i fornelli, un'economica ciambella, forse molte delle vostre madri o nonne hanno ottenuto questi ritagli magari dentro l'Artusi. Andiamo avanti, la mia nonna così faceva e io li ho. Questi sono alcuni dei suoi libri, altre ricette di Petronilla, Desinaretti per questi tempi, cioè per tempi eccezionali che richiedevano la capacità di aggiustare relazioni in cucina. Ecco, quando ci si dice che la pandemia di oggi è la nostra guerra, in un certo senso è vero, ma in un certo senso non è vero. Cioè, nell'epoca della guerra, quando operava Petronilla, le case erano gelate, non si trovava la legna per scaldarsi, non si trovava il cibo per mangiare. Ecco, diciamo che la severità della situazione attuale è reale, ma la severità della situazione di quegli anni era ancora maggiore. Andiamo avanti. Ancora i libri del dottor Amal che si trovano ancora, e credo che sia la prossima, l'ultima immagine che vi voglio proporre, era questo tema con cui voglio chiudere: nelle mani delle donne. Molte cose, ecco, che le donne hanno cercato di praticare anche lottando contro pregiudizi, quello ad esempio della necessaria misura, hanno creato uno stile, un modo, una relazione che oggi è apprezzata e in molti casi condivisa anche dagli uomini. Ecco, resta comunque che nelle mani delle donne c'è ancora molta parte, diciamo, di responsabilità, e ancora in questi nostri tempi tanto evoluti anche questa vicenda terribile della pandemia pesa in maniera particolare, in questo caso, sulle spalle delle donne, e questo non è male ricordarlo anche in un'occasione del genere. Se c'è qualche domanda, molto volentieri, e se la mia intervistatrice ha voglia di chiedere qualcosa, sono qua. Volentieri, anche perché, anzi, grazie, perché davvero questo spaccato, questa relazione ci
credo dia a tutti un sacco di stimoli rispetto a tanti temi che, come dicevamo all'inizio, ci condizionano tuttora in realtà, e lo sappiamo forse perché, non avendo studiato spesso questa relazione. Il discorso della misura, sul secondo punto, sulla necessaria misura, ci riguarda da vicino ancora oggi, abbiamo detto, per ragioni differenti, ma non credo che anche oggi le donne siano completamente libere da questo condizionamento, per la verità. Se ci sono domande, io qualche domanda ce l'ho, però se c'è qualche domanda dal pubblico, volentieri, se riusciamo a vederla. La trasmissione di passato presente l'ho registrata il 26 d'ottobre. In generale ci mettono 3 o 4 settimane per presentarla. Ok. No, quello che invece io volevo chiudere è una cosa che emerge, soprattutto negli ultimi passaggi, nella dimensione dentro, cioè quella di casa, anche lì c'è stata molta differenza fra i generi. Oggi sembra quasi che almeno lì una certa parità si sia raggiunta, cosa che credo si faccia più fatica a dire che è raggiunta a livello professionale, dove si parla di cibo a livello professionale. Non so se la professoressa è d'accordo. Sono d'accordissimo, infatti le grandi chef sono poche, si contano sulle dita di una mano o poco più, e ci si può interrogare, ecco. Io non credo affatto che le donne non abbiano le stesse capacità, anzi, sono certissima che le hanno. Il problema è un po' un altro, è che quando la concorrenza si fa dura, i grandi chef maneggiano grandi interessi, ecco, e tutti, diciamo, gli strumenti che tendono a marginalizzare vengono messi in campo. Ed inoltre questo genere di impegno, questo lavoro di chef, è anche un lavoro decisamente impegnativo, non che le donne facciano lavori leggeri, ma che richiede anche una scelta diciamo molto concentrata, e questo è, come in molti altri casi, un problema per le donne che devono tenere insieme il fuori e il dentro. È un dato di fatto che la maggioranza di questi cosiddetti chef stellati, che sono il corrispettivo di coloro che hanno scritto questi albagiosi trattati della scienza in cucina, sono uomini. Quando poi alle strette si arriva, come in questi casi, alla sopravvivenza, perché siamo chiusi in casa, ecco, quello che poi salva è l'operatività diffusa delle donne. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Ecco, non so se nel corso degli studi, insomma, è partita dal Medioevo, ovviamente è arrivata all'attualità più stringente. Una cosa che mi faceva piacere ricordare, che è stato oggetto anche di una domanda nell'intervista che vi abbiamo fatto e pubblicata sul nostro inserto giovedì, è questa cosa che comunque è significativa. Significativa per rapportarsi a un'epoca, quella che lei racconta, ma anche per arrivare a una consapevolezza attuale. Le prime donne che scrivono non tanto di cucina, ma di alimenti, di elementi e alimenti, sono monache medievali. Quindi la mia riflessione era: sono donne che comunque sono fuori da una cucina domestica, quindi in una dimensione privilegiata per poter accrescere una propria posizione intellettuale, una propria cultura, una propria evoluzione. Non so se questo abbia un senso, e comunque anche ha molto senso, Laura, ha molto senso, perché le donne, diciamo, fuori di casa hanno intanto gli strumenti per scrivere, perché molte non sanno scrivere, e questo anche in epoche relativamente vicine a noi. Non solo, ma hanno anche il tempo e l'occasione, hanno una concentrazione sul loro universo e hanno anche una consapevolezza, ecco, dell'importanza del loro universo,
che ha consentito a questo ambiente di dare le prime prove di, diciamo, ricette scritte. E c'è un altro elemento, che questo era un universo chiuso, fuori di casa ma chiuso, che voleva però relazionarsi con il mondo esterno. E uno dei pochi sistemi per relazionarsi con il mondo esterno era questo: preparare il pan pepato, preparare il liquorino, preparare i dolcetti, il croccante, eccetera, eccetera. Quindi il cibo e lo scrivere di cibo era elemento di consapevolezza e di autoconservazione, ma anche di relazione con il mondo esterno, un'osservazione molto sensata. Le leggo, professore, una domanda che è arrivata, forse la vede anche lei. Comunque la domanda è: mi interessa sapere il parere della dottoressa riguardo alle modalità con le quali le donne uccidevano attraverso il cibo. Secondo lei perché si sceglieva questa modalità? Ovviamente perché era l'ambito dove avevano maggior padronanza e libertà di movimento, o c'è qualche correlazione con il potere, il voler introdurre in maniera invasiva un elemento distruttivo? Questa è la domanda. Sì, è una domanda molto interessante. Diciamo questo, che intanto dal punto di vista delle percentuali, questo è uno studio che non ho fatto io, ma sono andata a fare da discussant a una tesista a Parigi che si è occupata di avvelenamento. Dai dati che si ricavano da una serie di documenti, tutti individuati e letti, non è affatto prevalente nei casi di avvelenamento la responsabilità femminile. Gli uomini avvelenavano quanto le donne, anzi, verosimilmente, non verosimilmente, sulla base dei calcoli fatti, di più. Ecco, diciamo che l'avvelenamento era per le donne però un elemento abbastanza caratteristico in quanto arma di prossimità. Le donne usualmente non maneggiano alabarde, spade o altre cose, mentre cibi trattati in maniera tale da essere, diciamo, pericolosi o addirittura nei quali si aggiungeva qualche sostanza erano più alla loro portata. Quindi, dal punto di vista percentuale, non esiste una caratteristica femminile, ma laddove le donne intendevano uccidere, quello era l'arma di prossimità, quella più alla loro portata. E comunque la conferma che c'è un sapere alle spalle, nel senso nel momento in cui le donne agiscono e possono esercitare anche solo nel contesto domestico un'azione, è frutto di una conoscenza. Insomma, il breve accenno alla figura della strega che risolve problemi, li risolve da un punto di vista professionale, vero e proprio, se Questo vogliamo. è verissimo, che ci siano delle conoscenze precise e che esercitino un potere, questo è assolutamente vero, un potere che spaventava e proprio perché spaventava ha dato luogo anche alla terribile carriera della strega e proprio perché spaventava ci sono i chierici dell'undicesimo secolo, quel Burcardo di Worms che racconta il caso delle donne che uccidono il pesce, lo danno al marito, eccetera, eccetera, è perché questo aveva sicuramente qualche base di verità, perché non è che uno si può inventare del tutto le cose, cioè che le donne attraverso il cibo agissero sulle situazioni, è certo, ma che il timore che la loro azione potesse essere invasiva e potente, come lei dice, ha creato un qualche allarme, senza esagerare, si intende, ma un qualche allarme che laddove c'è una professionista come la strega, finisce con l'essere usato questa paura contro la medesima strega e soprattutto, e poi concludo, torniamo anche al discorso del perché non ci sono le grandi chef. Quando ci sono dei grossi interessi, le donne vengono tenute ai margini. Questo, credetemi, non è un'affermazione, cioè è proprio un dato di fatto. Per cui la carriera, diciamo, del grande chef è riservata agli uomini, perché gli uomini intendono riservarla, ma la stessa cosa è accaduta per secoli alla medicina. Si figuri che nel 300 c'erano i grandi medici che erano tali perché usciti dall'università di Parigi, che se stavano male andavano dalle streghe, dalle guaritrici, perché sapevano che erano capaci di guarirle. Alle quali veniva fatto un processo non perché non li avevano guariti, che li avevano guariti, ma per esercizio abusivo della professione. Cioè, se non è chiaro questo, dica lei. Quindi, cioè, si trattava di tenerle fuori dai settori nei quali il potere significava carriere, denaro, eccetera, eccetera. E ovviamente anche privilegio, insomma, Certamente, chiaramente. certamente. Va bene, io penso che gli spunti davvero siano tantissimi, sono molto contenta di aver potuto condividere questo suo intervento con chi segue il Baccanale e anche con il nostro inserto e le pagine del nostro giornale. So che su Facebook vedo le stanno facendo i complimenti più che meritati. A me non resta che
suggerire di leggere questo libro e anche gli altri che la professoressa ha scritto su questi argomenti. Non credo ci siano al momento altre domande, ma se ci arriveranno io le giro alla professoressa e magari aggiungiamo elementi a questo incontro. Molto volentieri. Grazie Laura, grazie a tutti quelli grazie, che buona. Spero grazie. Di vedervi in primavera. Bene, speriamo. Recuperiamo di persona. Grazie, grazie a tutti. Di nuovo.